del lavoro comune attraverso libere frontiere per giungere a una produzione maggiore con minor costo. Questo il concetto che ha guidato alla prima concreta realizzazione dell'Unione Europea, la comunità del carbone e dell'acciaio. Vi aderiscono 6 paesi, fra i quali la nostra Italia. Il primo treno di carbone passa liberamente il confine franco-tedesco. Monnet è presente. Nel maggio 1953 il primo acciaio europeo. Allo stesso tenace assertore della cieca un ricordo dell'avvenimento. E ora siamo in Italia, nell'operosa Liguria. Il panorama del grande complesso siderurgico di Cornigliano. Lo hanno chiamato città dell'acciaio. Eccoci nell'interno. La Siviera, recipiente ciclopico a tempi. Si è schiusa la bocca di uno dei forni Martin per la fusione dell'acciaio. Un rivo di fuoco. È la colata del metallo incandescente a fusione avvenuta, qualcosa come 200 tonnellate. Ora, docile e precisa ai comandi, la Siviera passa a riempire le lingottiere, quel tanto d'acciaio che basta a colmare ogni forma. È l'immenso salone per la laminatura a caldo, 800 metri che formano la linea di laminazione. Il lingotto, che può pesare da 8 a 12 tonnellate, vi è giunto a una temperatura di 1200 gradi. Ora è stretto e plasmato fra elementi che dovranno ridurlo progressivamente a un laminato piatto. Invisibile la presenza dell'uomo che pur guida e manovra. I magli e le presse hanno la fatalità di forze della natura. È questo grandioso complesso industriale, con la modernità dei suoi impianti, che assicurano perfezione di lavoro e alta capacità produttiva, che ha consentito all'Italia di entrare di pieno diritto nella comunità del carbone e dell'acciaio. Veloce passaggio prima che la lamiera vada alla macchina avvolgitrice per formare un rollo di lunghezza fino a 450 metri. Così si producono ogni giorno 1900 tonnellate di laminato d'acciaio. Più di 100 carri ferroviari al giorno diretti in Italia e oltre confine. Uno dei punti vitali di produzione per l'Europa è sul mare di Liguria. Esiste una grande organizzazione che si chiama Cooperativa per gli aiuti americani ovunque, in sigla dall'inglese CARE. Poniamo attenzione alla parola ovunque. Esempio, nell'ufficio centrale di New York si esamina un rapporto dall'India. In uno dei 700.000 villaggi di quell'immenso paese, una donna sta per partorire. È giunta la levatrice. Qui la mortalità fra le puerpere e i neonati è spaventosa. Nessuna meraviglia, la levatrice è una empirica, ignara di ogni norma di igiene. Strumento chirurgico, un falcetto. Sfogliamo i rapporti, questo è del capo missione del CARE in Grecia. Per essere esatti, siamo nella Grecia settentrionale e il nome del contadino è Spiros Manos. L'aratro con il quale lavora i magri campicelli lo avremmo trovato identico ai primordi dell'agricoltura. E non è il solo in Grecia e nel mondo. Il badile della moglie vale l'aratro e almeno non gli capitassero infortuni. Dal Giappone, un paese di alta civiltà. Infatti, una casa occidentalizzata, si è chiamato il medico. Sintomi indubbi di poliomielite, una malattia che si è diffusa da poco in Estremo Oriente e per la quale gli ospedali non sono ancora attrezzati. Il CARE conosce e provvede, grazie al generoso altruismo dei popoli degli Stati Uniti del Canada. Un dovere d'aiuto inteso nel senso più vasto e moderno. Saranno i pacchi ostetrici per i più poveri villaggi dell'India. Il primo polmone d'acciaio per il ragazzo giapponese. L'aratro e il badile robusti e maneggevoli per i contadini greci. Non si tratta di casi isolati. Pensate che soltanto per l'agricoltura le stesse necessità si presentano per milioni di uomini. La terra è avara se non possiamo sollecitarla. Il CARE riesce a provvedere alle più varie necessità con i suoi pacchi.
Sarà molto istruttivo uno sguardo ad almeno una parte del campionario. Ecco, arnesi da lavoro, i più vari e i migliori. Modello per modello vennero studiati per renderli più facili e pratici all'uso, tenendo conto delle condizioni di ciascun paese. Il fine più alto che ci si propone è di portare a un soddisfacente livello ogni popolo di civiltà depressa, come si dice. Utensili e libri. Dal fondo del libro Kerr fornite biblioteche e università. Si tocca ogni ramo dello scibile con particolare riguardo alle scienze praticamente applicate. Giungono i pacchi Kerr recando a chi ha veramente bisogno, grazie alla perfetta organizzazione, una illuminata provvidenza. Le cifre parlano di 13 milioni di pacchi distribuiti nel mondo, di 150 milioni di dollari spesi utilmente. Utilmente. Una semplice e grande parola per gli uomini di buon volere impegnati nell'operazione fraternità. Ci trasferiamo sul lago di Iseo a Sarnico, una bianca costruzione, ambiziosa di specchiarsi proprio sull'acqua. È un cantiere. Il lago di Iseo è fra i minori d'Italia, ma da oggi ha il privilegio di accogliere il cantiere più moderno d'Europa, nel suo genere naturalmente. Da questa placida riva non si può chiedere che prendano l'abrivo più che dei motoscafi, i velocisti dell'acqua. Comunque oggi la benedizione e il simbolico taglio del nastro saranno augurali per mete ben lontane. Siamo in piena attività. Si capisce che l'industria che ha rinnovato i suoi impianti era già largamente affermata. Nasce un motoscafo. Fino dalla robusta ossatura avremo notato la snella eleganza delle linee. Ogni lavoro più consueto in questi operai specializzati è un portento di precisione e insieme quasi un atto d'amore. Il rivestimento con legni pregiati richiede la cura più meticolosa nel connettere listello all'istello. Uno scafo veloce deve offrire la minima resistenza anche come nitore di superficie. Il taglio aerodinamico della prua seconderà la poderosa spinta del motore. Su questi scafi vengono montati i migliori motori marini di fabbrica americana. È finito. Si avvia a lasciare il cantiere dove altri compagni rimangono in attesa di un turno che non tarderà troppo. Circa 150 motoscafi da turismo di vario tipo escono ogni anno da questo nido sul lago di Iseo. Il varo non è che una consuetudine e non richiede particolari formalità, semplice lavoro di un braccio di gru. L'istante fatidico di toccare l'acqua sembra farsi attendere troppo? Si tratta di un'impressione data dalla nostra impazienza. Del resto, il motoscafo riguadagnerà subito il tempo perduto nella prima felicissima passeggiata di collaudo. Frecce sull'acqua. Mentre si svolge sotto i nostri occhi un'appassionante competizione, vogliamo ripetere l'elogio di questi bolidi che soddisfano l'ansia di velocità dell'uomo moderno anche sull'elemento più difficile a dominarsi? Meglio riportarci a quanto abbiamo visto, per ricordare che l'industria motonautica italiana è fra le prime del mondo e che nati sopra un lago, i nostri scafi non si meritano di cogliere i migliori successi proprio al di là dell'oceano. Dal lago al mare, appunto, e dalle gare di velocità pura al turismo balneare. Oggi i motoscafi si diffondono sempre di più come automobili d'acqua. Possiamo rimanere a bordo placidamente o farci prendere a rimorchio, così. Uno sport giovane per nuove ebbrezze salutari.